Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Bad Smoke Games. Siamo tornati su Deadlight. Vogliamo farla finita con Deadlight. E quindi direi che è il caso di continuare. Allora, siamo rimasti qui. Ok, se vi ricordate qua c'è stata l'interruzione di The Last of Us. Che è arrivato. E quindi, allora. That fire is blocking my path. The smell is horrible. If I Ok. could find a way to put it out. Va bene, dobbiamo estinguere lo fuoco. Carichiamo questa pistoletta che è scarica. Ok, dai. Siamo rimasti al punto in cui dobbiamo estinguere il fuoco per andare avanti, per procedere. E sia. That water tower is weak. I could tackle it down. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends. My family. Che spreco di acquisizione d'acqua potabile. Devo trovare i miei amici e la mia famiglia. Ora quel fuoco dovrebbe essere spento. E in compenso abbiamo guadagnato un'orda di zombie in mezzo alla strada. Ah. Ce n'è un bel po'. Quella non si vuole avvicinare. Vorrà dire che la farò fuori. Ok, dove andate? Qua, qua, qua. Venite. Venite. Ciao. Correre. Ok. Amo. No. Qua. Correre. Ciao. Ah, ah, stupidoni. Ok. Quanto è buio. La ricevuta di un reclamo inviato dal Dipartimento di Polizia di Seattle denuncia all'autorità le minacce continue perpetrate dall'inquilino del terzo piano. Oh, che bellezza. E tu? Non ci avevo visto. Crepa. Inquilino del terzo piano. Ci penso io all'inquilino del terzo piano, non ti preoccupare. Ah, devo sfondare così. Oh. I'll kill you, freaks. Vi ucciderò. Stronzi. Freaks non è stronzo, ma ci accontentiamo. Frix è tipo strambo. Strambi. Vi ucciderò, strambi. Fuck. No. Mi saltare su. Ehi. E come ci arrivo io lì? Potrebbe risultare in un problema. C'è qualcosa a cui sparare? No. Ok. Ho capito. Ecco come si fa. It seems that those planks block. Le assi bloccano il passaggio che porta al tetto. Penso che quelle ombre potrebbero essermi utili. Giù. Plop. Moruti. Mamo. Ah, ok. Giù, 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 giù. Ok. Perfetto. Pazzoidi. Pare che qualcuno abbia avuto dei problemi ad accettare la fine del mondo. Ognuno reagisce alla paura in maniera differente. Pazzoidi.
cazzoidi. Altro che pazzoidi. Magari fossero solo pazzoidi. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Un testamento scritto da uno degli inquilini del condominio. Dice tra le altre cose che ha deciso di far saltare in aria la caldaia dall'edificio per uccidere tutti i suoi vicini infetti. Carino. Mi sa che è saltato in aria lui. Yippee. Però. Quello è l'elicottero che sta inseguendo i miei amici. Maledetto. Andiamo. Andiamo presto, i miei amici sono in pericolo. Wow. Non è stato facile. Opla. No, cosa salti, matto? Yippie! Vabbè, se mi dai il tempo di salirci su. Magari! Dai, 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 dai. Ma che cazzo? Cos'è stato sto scatto in aria che ha fatto da solo? Vabbè. Ok. Riproviamo. Ippidi. Yappidi. Oh. Ora ci siamo. Ok. E mo? Di qua? Ma sì, tanto. Non è che ci ammazza. Oppiti. Dipiti. C'è qualcosa qui? No. Spero fossero tuoni queste qua. Non razzi. Venite. Vita a crepare, stronzi. Ok. Premi coldo mentre corri per rotolare. Ah, fuck. Ah. Si riaccende, ok. Yippie. Ok. Va bene. Hopla. Fiufi. Dai, crepate. Uffa, mi sbaglio sempre con la F. Ok, è passato. Yeee. Yeah. Yeee. Yeah. Io ci provo. Oh. Fuck. Sarà... Spingessi. Ok. Ora dovrei farcela. Ma perché non risalti, mannaggia te? Continuando a morire come un pirla. Ciao.
Basta! Ok, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito dove sbaglio. Di qua. Di qua. Lo facciamo così. Ora sì. Ora sì. Ora sì. Ok. Ce l'ho fatta. Usale però. Sembra un'auto, ma che sta succedendo? Sono spari. Richiediamo trasferimento del sopravvissuto, un bersaglio abbattuto. Ah. Sì, però voi siete sulla via che io voglio percorrere. Perciò dovete crepare. C'è qualcosa qui. Una cartolina con l'immagine della Torre Eiffel. Una donna scrive a sua sorella dalla Francia, molto tempo prima che si diffondesse la notizia della catastrofe avvenuta dall'altra parte dell'oceano. Quello è il camper di Ben. Posti di guida è tutto sporco di sangue. I miei amici devono essere stati colti di sorpresa. Luri di bastardi. Guarda che carini come mi seguono. Fuck. Fuck. No, levati dal cazzo. Boh. Attento a dove metti quei proiettili, lasciami morire in pace. Sam? Sam, sei tu? Wayne? Dai, entra, sbrigati. Che cazzo è successo? È tutta colpa mia, scusami, Wayne. Sorry, Wayne. Oh, God. Oh, merda. Oh, cazzo. Scusami. Non fa niente. Venire qui non è stata una buona idea. Sono usciti di testa. Quegli uomini sono apparsi dal nulla e ci hanno attaccati. E poi, cazzo, mi hanno colpito. Sto morendo dissanguato, Wayne. Dove sono gli altri? Il mondo intero sta morendo. Dove li hanno portati? Sto morendo, Wayne. Saresti morto comunque. No. 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 Non voglio morire. Io no. Devo salvare i miei compagni. Dove li hanno portati? Wayne. Il punto sicuro. Sono tutti lì. Aia, donne. Dove sono stati portati, Sam? Dimmelo, sbrigati. Devi... Women, children, my family. Carla è morta. Carla's dead. E ora lo sai anche tu. And now you are too. I've got to get to that Devo arrivare a quel punto sicuro. Ehi, ehi, aspetta un attimo. È il distintivo di Sam, un vecchio e triste poliziotto della città di Vancouver. It's blocked. È bloccata. Ah, aspetta un minuto. Ok. Ok, ora sì. Oh oh. Correre. E correre anche veloce. La porta è bloccata. Per aprirla serve un codice a 4 cifre. Okay. Non posso continuare finché non trovo la combinazione. Guarda, è stupenda questa cosa. È meglio però che tu te ne vada di qua almeno. Una foto di coppia. Sembra un video. Sotto c'è una combinazione 1-2-1-2. Sotto il retro c'è una dedica. Ciccina, ti ricordi le vacanze con amore, Lu? Ok.
Vediamo di andarcene di qua prima che sfondino la porta. Presto, presto. È aperta, per fortuna il numero scritto dietro la foto. Via, via. L'interruttore non funziona finché non verrà ripristinata la corrente. Yeah. Oh oh. Va, corri, 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 corri. Apri, 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 corri, 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 corri. Beh. Beh. Allora crepa. Oh oh. Sono un pochino, eh. Ah! E levatevi dal cazzo. Via, 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 via. Oh. Affanculo, va. Ma dai. Run, run. E ranna. Ma che è? E vabbè, adesso sono morto. No, non ancora. Non sono ancora morto. Correre. Correre. Correrissimo. Holy shit. Siamo. Ah. Oh, corri, corri. Ehi. Corri, corri. Corri, corri. Ah! No! Ah. Ehi, 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 ehi. Un minuto solo. Oh, Ah. Ok. 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 Ehi, 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 un attimo. Questo mi serve. Grazie. Ha usato il kit di pronto soccorso. Ah, oh, merda. È meglio che io abbia usato. È stato un bene. Cazzarola. Ok. Merda, è davvero la fine. Oh, oh. Nessuno sa quando arriverà la fine, finché non è troppo tardi. E invece... Zanza Plum. What? Ah, si sta ricordando. I flashback. Continuo a fare lo stesso sogno, sto attraversando la città. Non capisco se sto fuggendo da qualcosa o tentando di raggiungere qualcosa. Di corsa. E poi una luce. No? È quasi finita la resistenza. Poi la vedo, la mia casa. Devo entrare a casa, sono lì, mi stanno aspettando. E poi mi sveglio. Is there anybody there? Is there anybody there? Vabbè. Stata aggiornato, tab. Ma secondo te ti sembra il caso che un povero vecchio si metta a camminare, bla bla bla? Fammi vedere quel sangue, morsi, morsi, vedi dei morsi? Non mi appartiene. È solo un corpo. Uno scopo cautelativo, una precauzione. Non ti avvicinare. Bene, bene, il ratto sa, il ratto odora ogni cosa. Non mi toccare. Chi cazzo sei? Andiamocene, questo posto non è sicuro. Seguimi. Il ratto. Grazie ratto per avermi salvato il culetto. Cazzo corri, ratto. Surrounded by shadows, and the rat kept all my weapons. Molto bene. Allora, il ratto ha preso le tue armi. Devi trovare il ratto e devi evitare le ombre fino a che non le ritrovi. Le tue armi. Ok. Ricorda di evitare le ombre finché non trovi un'arma. I'm surrounded by shadows, and the rat kept all my weapons. Suppongo sia una trappola ancora attiva questa, sì. Ciao!
Dove sono finite le buone maniere? Benvenuto, io sono Harold il ratto e questo è il mio labirinto. It has a similar mechanism to the poacher's traps that I used to find in Hope's forests. Ok. Segui le mie indicazioni fino alla fine. Dovrai guadagnarti il lusso di arrivare a destinazione. Simpatico. Fai attenzione alle mie creazioni. Ti uccideranno la prima mossa stupida, signor Wayne. No, stronzo. Oh, fuck. Non avevo visto che c'era un buco in terra lì. Damn it! Vai, 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 vai. Come cazzo fai a conoscere il mio nome? Il ratto sa tutto, il ratto adora tutto da qui sotto. Svelerò i misteri di questa terra. Fischia. Vabbè, è fischia. Una pagina perduta del mio diario. Molto bene. Beh. Ah, ok. Non c'è tempo per le domande, non c'è tempo per le risposte. E tu? Perché non vieni con me? I ratti hanno sempre i loro percorsi. Ah, era un bonzi quello. Non l'avevo mica capito. Via. Hai usato il kit di pronto soccorso. Un po' rotta questa scalina, Oh fuck! Quindi? Ok, come faccio? Simpatica! Trappole di merda. Ok. Da qui. Svelto, stai andando a un meccanismo di apertura di mentale che non posso aprire da qui. No. Ho mischiato le due cose. Ok, quindi cosa devo fare? Ho mischiato i due dialoghi, ma va bene così. Come on! Una pagina strappata dal libro dei poemi che ho trovato nel tunnel di servizio. Ci sono scritti dei versi. La terra lacrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento. Hai trovato la fionda. E che me ne devo fare della fionda? Vabbè, andiamo bene.
Virgil will be your guide. Yeeeey. Mi hai salvato la vita solo per uccidermi? È una prova così? Stai andando alla grande, amico mio. Quasi perfetto. Non tutti riescono ad arrivare così lontano. È sempre difficile rimanere coi piedi per terra e in vita, soprattutto in tempi come questi. Aspetta, devo trovare i miei amici. Uno di loro è stato assassinato lungo la strada verso il punto sicuro. Oh oh oh, che cazzo ridi? Giustamente, lui si va. Fogna, da qualche parte sotto la città, 5 luglio 1986, 1:30. Usa la fionda per spostare gli oggetti più piccoli. Le mura sono piene di disegni, sembrano simboli per attraversare il labirinto. Ok. Quindi? Ah, ok. Oh. Oh merda. Oh merdina. Oh. Oh beh. Secondo me questa si rompe. Ne ho come l'impressione. No. Ah, stavo rotolando, dai. Vabbè. Quel vecchio pazzo sta giocando con me. Gesù. Non ci arrivo lì. Qui. Ding. Basta. Oppla. Ah vabbè, ci siamo lanciati di sotto. Va bene così. Altri strani simboli. Oh shit. Ah, che palle ste trappole. Cade di sotto. Che odio. Sto pezzo lo sto odiando da morire. Ok. Oh, bene. Molto molto bene. Decisamente bene. Sto morendo come un deficiente. Ok. Ok, ora. Ok. Vuoi tornare fuori? Adesso? No, signor Wayne, non è il momento. Stardo. Quindi?
Bene, vediamo dove ci trova questo vecchio pazzo. Bene, bene, ce l'hai fatta, signore. Ora sei contento, vecchio pazzo? È da tanto, tantissimo tempo che il ratto vive qua sotto. Da molto prima dell'epidemia. Era facile non usare cosa stava per succedere. Il ratto ne ha sentito l'odore. Lo sapevi che loro, i ratti, stavano già fuggendo? Vieni con me, sarai al sicuro qui. Ma siamo proprio sicuri che sarò al sicuro? Non mi sembri molto normale. Postaccio. Quando i tempi cambiano, anche gli uomini devono cambiare, signor Wayne. Il ratto aveva previsto che prima o poi sarebbe arrivata la fine del mondo, per cui ho costruito qui il mio nascondiglio. Il gatto malvagio non cercherà mai un ratto vivo in una trappola. Trappola qualcosa. Fai come se fossi a casa tua e non badare alla puzza. Riposati, non fare complimenti. Perché cazzo mi hai portato qui, vecchio pazzo? Ormai sarebbe dovuto già essere tornato. Il ratto ha un figlio, può andarsene. L'esterno lo brucia. Ma sarebbe già dovuto essere di ritorno. Sarebbe dovuto tornare. Ormai sarebbe già dovuto essere tornato. Condannato, Toto. So dove si trova, gli piace tornare a quella che un tempo era la sua dimora e che ora non è altro che un cumulo di macerie. Il ratto fiuta il pericolo. Tu però, tu potresti aiutarmi, potresti andare a cercarlo. Ti ho già detto che devo trovare i miei amici. Aiuta il ratto ti aiuterà, Mr. Wayne. Il ratto sente tante cose, il ratto può trovare i tuoi amici, forse anche la tua famiglia. Trova mio figlio prima che lo facciano con gli uomini, il ratto ti dirà tutto quello che sa. Occhio per occhio, eh? E va bene, del resto ti sono debitore per avermi salvato la vita. Ebbene, prendi ciò che ti serve prima di proseguire. Hai fame, signor Wayne? Vuoi che ti prepari un piccolo pasto per ratti? No, grazie. Dopo tutto quello che è successo, non credo di avere molta fame. Molto bene. Siamo nella casa del ratto. Io direi di interrompere qui e di riprendere la prossima volta. Ma io non è stato tanto meglio questa volta, sono morto come un coglione troppe volte, ma non importa, siamo riusciti ad andare avanti. Vi lascio come al solito il link della pagina Facebook in descrizione e vi saluto. Ciao!